Gentili telespettatori di Video Bergamo, buonasera e ben ritrovati allo spazio consueto di approfondimento TG Bergamo Primo Piano. Questa sera presentiamo un libro, lo facciamo in compagnia di una scrittrice emergente bergamasca, di nome e anche di fatto. Buonasera a Buonasera. Elena Bergamaschi. Buonasera a tutti. Allora, presentiamo la tua ultima fatica, Pensiero lontano, come nasce, inquadracelo un po'. Allora, innanzitutto il libro è stato dedicato a mia nonna che purtroppo è appena mancata e quindi ho voluto, diciamo, dedicare questi versi a lei in primis perché è un esempio di vita per tutti. Diciamo che questo già, io avevo già questa vena poetica sin da giovane, però non trovavo ancora effettivamente l'editore che riuscisse, diciamo, a pubblicare la mia prima opera. Alla fine ce l'ho fatta e sono riuscita a trovarlo a Brescia, è il signor Marco Serra Taranto. Sono stata molto fortunata perché comunque è un campo molto difficile per emergere e alla fine lui ha accettato, diciamo, di pubblicarmi l'opera e sono felicissima di questo. Infatti ti volevo chiedere quanto è difficile pubblicare un romanzo, un libro oggi? Parecchio, perché comunque devi trovare comunque la persona seria che sappia fare il suo lavoro, che non ti imbrogli, perché comunque c'è molta gente che imbroglia, deve essere comunque seria e capace di fare il suo lavoro. Lui è molto bravo, è molto competente. Hai già avuto certe occasioni? È la prima volta, però devo dire che comunque io ho avuto modo di conoscerlo tramite la fiera di Chiari, la microeditoria, ho portato il mio manoscritto, è stato di parola, dopo 15 giorni mi ha richiamato e voleva fare immediatamente il libro con me. Quindi sono stata doppiamente fortunata e felice. Allora, stiamo vedendo proprio ora il libro Pensiero lontano, ma descrivici proprio come è nata l'idea. Allora, pensiero lontano, diciamo che il titolo è che ognuno di noi ha un pensiero, diciamo, un obiettivo da raggiungere. Il mio primo obiettivo era quello di trovare l'editore per pubblicare il mio libro. Diciamo che il libro in sé è un racconto d'amore, è una storia d'amore scritta in versi, dove io desidero una persona da amare, la cerco e finalmente la trovo. E, diciamo, si culmina con la nascita di mio figlio Nicola. Quindi è autobiografico. Esattamente, sì. È una bella sfida. Quanto è Sì. stato difficile proprio trasmettere in parole i tuoi È sentimenti? parecchio perché comunque non è facile, non è un romanzo. Scrivere in versi è piuttosto difficile perché comunque devi metterti anche nei panni della gente che riesce a cogliere, diciamo, quello che tu vuoi dire attraverso i versi. È, Quanto ci hai impiegato? diciamo, un annetto. Un annetto? Sì. Pensavo un po' di più. No, perché comunque mi hanno dato tante emozioni in quel periodo in cui sono riuscita a scriverlo e quindi diciamo che è volato via. A cosa ti ispiri? C'è uno scrittore di riferimento? No, no, sono. No, intanto no. Sono versi comunque miei perché i miei versi sono molto liberi e non ho comunque un ideale di riferimento. Quindi, anche Sono questo. me stessa, diciamo. Assolutamente un pregio. Hai in cantiere qualche altro progetto? Allora, diciamo che dopo aver pubblicato questo, sto lavorando al secondo libro, non posso dire niente perché sono solo all'inizio e vediamo un po' come va la prima avventura e poi vediamo poi come si evolve il tutto. Anche proprio il tema generale. Diciamo che riguarda un po' le emozioni. Sì, È un tema collegato quindi all'amore. diciamo sì. Che L'area del sentimento quindi è quella che prevale, predilige. sì. Assolutamente. Assolutamente. Ce ne vuole in quel periodo Eh beh, soprattutto. Ma quindi un altro libro, mi hai detto che sei proprio le qua. primissime Sì, sono pagine. primissime pagine, Quanto quindi. hai intenzione di dedicarci? Parecchio, perché comunque poi lavoro, sono anche insegnante, quindi poi a casa, la famiglia, quindi non ho, diciamo, uno spazio. Prima eravamo solo io e mio marito, quindi adesso che ho il bambino mi dedico più al bambino e quindi quando ho un minimo di spazio, anche perché poi non è semplice, perché proprio devi avere proprio il momento di tranquillità e devi essere proprio tranquilla con te stessa. Ispirata. Esatto. E dove possiamo trovare Pensiero lontano? Allora, a Bergamo, in libreria, presso l'articolo 21, in Largo di Zara. Poi l'ho portato in cartoleria, quella che si trova in via Corridoni, sempre a Bergamo, che è anche un'edicola. Poi la cartolibreria Malu ex Bonfanti. A Seriate, presso la cartolibreria Punto e Linea, in Corso Roma. L'ho portato anche a Trescorre Balneario, cartoleria Amica, in via Locatelli. E infine, anche siccome io sono di Romagna e Lombardia, a Treviglio, libreria Fonteviva, nei pressi del Santuario. Perfetto, Elena. Ma questo libro avrà anche presentazioni ufficiali, qualcosa? L'ho già fatto con il mio editore a Brescia, quello, perché giustamente è stato E in fatto. terra bergamasca non hai in No, programma è la un... prima volta. Ah, Con questa voi. sera la prima vuoi, Sì, la esatto. presenti. Speriamo che questo porti Porti fortuna, fortuna. infatti, visto che è la prima volta qui a Bergamo, perché giustamente a Romano ho avuto un buon successo, devo dire che ho trovato comunque persone che l'hanno preso e mi hanno fatto i complimenti, non solo il mio editore, perché giustamente
voglio dire, il mio editore, però molta gente l'ha acquistato, è stata contenta, quindi voglio portare anche il mio pensiero lontano anche a Bergamo. Speriamo, proprio oggi si inaugura la Fiera dei Librai qua. Infatti, magari. L'avrei notato, magari un futuro leggeremo anche il tuo nome, appunto, nelle sì. Fiere, speriamo. Grazie mille, Alina, per essere stata qui da me questa sera. Grazie. In bocca al lupo, allora, per la e grazie carriera. A voi. Ringraziamo anche i gentili telespettatori di Video Bergamo che ci hanno seguito. Io vi auguro una buona serata. Grazie.